L'angiologo o il chirurgo vascolare si occupa della diagnosi e della terapia delle patologie che riguardano il sistema circolatorio, quindi in particolare delle arterie, delle vene e dei vasi linfatici. L'angiologo o il chirurgo vascolare intervengono nel caso di alcune patologie che sono molto comuni, che riguardano circa un terzo della popolazione mondiale. La patologia più comune, quella alla quale per la quale ci si rivolge più facilmente, sono le patologie che riguardano il sistema venoso degli arti inferiori, quindi le varici, la sensazione di gambe pesanti, la sensazione di avere le caviglie gonfie a fine giornata o addirittura il dolore. Per quanto riguarda invece le patologie arteriose, possono essere patologie legate alla difficoltà alla deambulazione o al cambiamento dell'aspetto e anche del colore delle estremità del corpo. Infine, un altro capitolo importante è quello che riguarda le cosiddette linfopatie, quindi gli edemi linfatici, che possono riguardare qualsiasi distretto del corpo, ma in particolare l'angiologo o il chirurgo vascolare si occupa di quelli che riguardano gli arti inferiori. Tutte le patologie che sono legate al sistema venoso, quindi possono essere dalle varici agli arti inferiori e tutte le complicanze possibili delle varici, che possono sfociare anche in una comparsa di ulcere venose o addirittura di trombosi venose profonde o superficiali. Per quanto riguarda invece il sistema arterioso, tutte le arteriopatie degli arti inferiori, i disturbi della vascolarizzazione cerebrale, quindi essenzialmente le patologie carotidee con la comparsa di placche che possono determinare complicanze gravi come l'ictus per esempio, e anche le patologie dell'aorta addominale, quindi le dilatazioni dell'aorta addominale come gli aneurismi, che costituiscono un pericolo molto grave in quanto la rottura di un aneurisma spesso è fatale. In ultima analisi c'è il capitolo della linfologia, quindi linfedemi degli arti inferiori, che a volte vengono trattati dallo specialista vascolare o da un angiologo in collaborazione con altri professionisti come gli ortopedici o i fisioterapisti ad esempio. L'angiologo e il chirurgo vascolare dispone durante la visita ovviamente tradizionale, che comporta l'esame obiettivo del paziente e anche la raccolta dei dati anamnestici. Durante la visita il chirurgo vascolare o l'angiologo esegue anche un esame con color Doppler arterioso venoso, che permette uno screening molto rapido dei distretti periferici della circolazione arteriosa e venosa, ed è un esame di primo livello, non invasivo e molto facile, che ci dà già un quadro abbastanza significativo di quella che è la patologia, fermo restando che poi, se è necessaria un'integrazione diagnostica, questa si può compiere con esami di secondo livello come la TAC o la risonanza magnetica, la flebografia, esame non più tanto praticato, e soprattutto le angiografie periferiche. Le angiografie che possono essere esami sia diagnostici che risolutivi al tempo stesso della patologia.